curva bianco-blu. Eccoci qua, buongiorno, buon pomeriggio, gentili ascoltatori di Ciao Como Radio, ciaocomo.it, anche perché in questo momento siete con la diretta video, grazie al nostro regista Luca Tommasoni. E allora, per chi magari è davanti al PC in questo momento, presentiamo subito il nostro ospite, gradito ospite, che oggi è venuto a trovarci dopo tante richieste. L'abbiamo finalmente qua in studio, vale dire Domenico Mimmo Giampà, uno dei più esperti della Como. Ciao Mimmo, buon pomeriggio. Pomeriggio, grazie di essere venuto a trovarci. Buon pomeriggio a voi, grazie a voi. Grazie Mimmo. Allora, ci sono, come puoi immaginare, domande, considerazioni dei tifosi sulla partita di ieri, che avete vinto un po' di sofferenza contro l'Albino Leffe. Comunque bella squadra, questa squadra bergamasca. I tifosi che, allora, voglio ricordare, possono chiamare, scrivere, ovviamente farti domande al 348 44 15 730. Tu sei qui a disposizione per rispondere a tutte le loro domande. C'è anche la mail, ve lo ricordo, contatti@ciaocomo.it. Ci potete vedere, come detto, in diretta video, ovviamente anche con la diretta radio. E allora andiamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Più tardi sentiremo anche un altro tuo compagno, che è Simone Fautario, e parliamo subito allora di questo successo di ieri, prima di sentire, di leggerti le domande che arrivano da parte dei tifosi, ripeto, che possono continuare a scrivere. Mimmo, allora, un po' di sofferenza, ma era giusto così, perché questi bergamaschi erano decisamente forti. L'avete portata a casa, 3 punti che vi tengono perfettamente in lotta per salvarvi. Sì, abbiamo incontrato una squadra in salute che magari aveva ancora una minima speranza per andare in playoff, giocatori anche che secondo me sentiremo parlare, perché questo Belotti, devo dire che si è dimostrato che è un giocatore di categoria superiore, nonostante la giovane età, bravo e non ha paura, quindi un grosso giocatore. Però noi da parte nostra abbiamo fatto una buona partita, fino alla fine ci abbiamo creduto e abbiamo trovato questo con Gambone, che ancora ci dà qualche briciolo di speranza per salvarsi all'ultima giornata. Però sì, io l'avevo detto anche in settimana che anche con i 6 punti rischiamo di fare i play-out, però noi abbiamo l'obbligo di crederci e di andare a Carpi, nonostante sulla carta è una partita proibitiva. Ci sono anche delle squalifiche sicuramente in atto in difesa. Ecco, sì, esatto, voi avete dei problemi, ecco, presumibilmente dei problemi con la difesa domenica, perché ci saranno degli squalificati. Sicuramente Marchi non c'è, perché è già stato squalificato l'altra volta, è stato ammonito Ambrosini, che se non sbaglio era in diffida, quindi sì, dovrebbe ovviamente essere appiedato anche lui. Certo, è un... E anche Simone Fautario. E anche Fautario, esattamente, sì. Quindi dovrebbero esserci 3 squalificati, e dovrebbe, anzi sicuramente, tornare di comunque, ecco, quello sicuro. Però effettivamente si va a giocare una partita, la possiamo definire così, Mimmo, perché effettivamente sarà la partita. E vedo che i tifosi intanto continuano a scrivere: ragazzi, dovete andare a Carpi con un solo obiettivo, vincere, dice Luigi, che ci scrive da Fino. E anche c'è un altro tifoso, che è Marco, che dice: sì, dovete andare convinti a Carpi, bisogna solamente vincere e poi sarà salvezza. Quindi non è detto, perché il problema, spieghiamolo bene Mimmo, tra poco poi andiamo a sentire anche i risultati della classifica. Voi dovete andare e dovete vincere, noi questo non c'è dubbio, quindi... avete solo un risultato per alimentare la speranza, andare a vincere la salvezza, e secondo me per mantenere anche la quint'ultima posizione, perché se tu pareggi là, secondo me anche il Portoguaro rischia di scalare la carta, quindi tu hai solo un obiettivo di vincere per mantenere la quint'ultima posizione. Poi se ti salvi, tanto di guadagnato, perché tutti ci vorremmo salvare domenica e andare subito in vacanza, quindi. Esattamente, però... perché se no c'è il rischio di fare, anzi sicuramente c'è questo rischio concreto dei play out, perché voi, ecco, come dicevamo, siete a pari punti con il Cuneo in classifica, 35 punti, poi il Portogruaro ne ha 34. È chiaro che voi, vincendo, andate a 38 punti, però dovete sperare che non faccia altrettanto il Cuneo. Sì. Il Cuneo gioca sul terreno del Feralpi, già salvo, tra l'altro. Sì. Poi pensare male, poi quando nell'ultima giornata di campionato, se uno dice sempre, ma questi sono già salvi, magari possono regalare, tra virgolette. No, non è questo, magari... Sicuramente...
il Cuneo c'ha più motivazione della Peralta. Poi se vince il Cuneo dicono di essere sopraelevato, ma non è così il calcio. Il presidente della Feralpi sta dicendo che vuole andare in Coppa Italia e vuole entrare nei primi 9 per fare la Coppa Italia contro le squadre di Serie A, però quando una squadra ha mollato mentalmente è difficile che fa risultato, quindi io da questa partita non mi aspetto niente. Ripeto, se ci salviamo domenica per me è tanto di guadagnato, come me, come tutti i miei compagni, però adesso dobbiamo dire la verità, la parola play-out non ci deve spaventare, perché oggi il nostro obiettivo è la quintultima posizione, mantenere la quintultima posizione e fare i play-out, che con 2 pareggi ti salvi. Poi se tu vinci e ti salvi, non festeggiamo di più. Un saluto a Domenico Giampà. Volevo chiedere, ma tu credi davvero nella salvezza domenica? È un nostro tifoso che non si fida, che non si firma. No, l'ho detto adesso, non è che non credo. In questo momento, anche con la vittoria, penso che facciamo i play-out. Comunque andiamo là a vincere, poi è normale, puoi anche perdere la partita, puoi perdere male, poi nel calcio può succedere di tutto, però sicuramente abbiamo solo un risultato che è la vittoria. Mimmo, però col senno di poi, ovviamente, e ovviamente stando qua in radio senza essere in campo, quanti punti buttati via, quante occasioni buttate via, e senza qualche disattenzione di troppo si poteva davvero essere qui, non dico a festeggiare la salvezza, ma a essere decisamente più tranquilli, più sereni, giusto? Sei d'accordo? Sì. Ne avete buttati via parecchio di punti quest'anno. Tanti. Quindi intanto vedo che i tifosi continuano a scrivere, bene, ci fa piacere. Ricordo ancora, scusami, poi vai 348 44 15 730 per parlare con Mimmo Giampà. Vai Mimmo. Tanti, però adesso dobbiamo guardare avanti, perché sennò veramente ci facciamo veramente la testa, perché anche al 90esimo, noi abbiamo perso i punti al 90esimo, se abbiamo contato altre volte i punti abbiamo perso più di 10 punti. Senti, per la legge del contrappasso, come dicevi prima, così come battuta, prima di iniziare la diretta, sarebbe bello salvarsi all'ultimo minuto, agli ultimi minuti domenica a Carpi, magari con un gol di fortuna, quello che viene domenica, non stiamo a fare i sottili, va bene tutto, no, sarebbe bellissimo salvarsi proprio all'ultimissimo minuto. Il massimo veramente. Allora, benissimo, con Mimmo Giampà, vediamo altre considerazioni che fanno i tifosi. Ieri ho visto una squadra che voleva vincere bene, Pautario e Benvenga ottimi, certo che la sostituzione di Mendicino con il brasiliero ci ha fatto sobbalzare sui seggiolini, non è firmato dal nostro ascoltatore. Poi vediamo cosa dice quest'altro. Complimenti alla squadra, ci mette impegno, una critica in 11 contro 10, poca manovra centrale, mancava il tremo, si è faticato più del solito per segnare, forza ragazzi, possiamo anche salvarci subito. Anche questo è un sms che non è firmato. Poi ce n'è un altro che ti riguarda, andiamo subito a leggerlo. Mimmo, io ricordo 348 44 15 730 per Mimmo Giampà, grazie per l'attaccamento che hai alla maglia, al Como, la tua professionalità è fuori di dubbio, un saluto da Greta di Cantù. Poi vediamo ancora, c'è un altro sms, speriamo che il Feralpi sia sportivo, come è stato l'Albino Leffe, ottima squadra, firmato un altro ascoltatore. Insomma sì, effettivamente è un po' il concetto che dicono i nostri ascoltatori. Che poi me le ricordo, quindi posso rispondere. Vai, sono stato attento. Vai pure, vai. Sono Mendicino, credo che ha chiesto lui la situazione, perché in settimana ha avuto dei problemi fisici. Ce l'ha confermato anche il dottore Sab, me l'ha confermato il dottore. Fino a giovedì non si è allenato. 11 contro 10 potevamo fare meglio, sono il primo a dirlo, ma che non siamo andati centralmente, forse devo dire che la prima volta in stagione che la squadra si comporta bene, perché quando una squadra avversaria rimane in 10, centralmente si chiudono, loro erano tutti dietro la linea della palla, quindi dovevi fare il 2 contro 1 sull'esterno, quello esterno alto e l'esterno basso. Ecco, spiega un attimo quali non sono le... benissimo, ma l'abbiamo fatto, quindi a non andare centralmente è stato un bene per la squadra, perché dovevamo andare a crossare sugli esterni. Bravo, quindi abbiamo sbagliato magari dei cambi di gioco così, però ieri secondo me siamo comandati da squadra, perché quando la squadra avversaria rimane in 10, se tu vai centralmente non ci sono spazi, quindi abbiamo fatto bene andare sull'esterno, ma forse con poca velocità si poteva fare meglio, infatti l'ho detto anche ieri alla conferenza stampa che si poteva fare meglio.
Ringrazio poi la ragazza che mi ha detto per l'attaccamento. Sì, sono... Greta sì. Tra l'altro è una grande tifosa del Como e noi la salutiamo, e, però insomma vedo che anche lei apprezza quello che tu hai fatto quest'anno, Mimmo, e stai facendo, perché voglio dire, mi pare fuori di dubbio che, ecco, come tra l'altro ecco, sabato abbiamo fatto l'intervista che poi abbiamo messo sul sito, sul nostro sito internet, su ciocomo.it, e ti ho chiesto, ma adesso possiamo esaminare anche con più calma questa cosa, il tuo attaccamento, Mimmo, è stato sempre massimo, direi, anche quando magari c'è stato qualche momento, tu hai detto, ci sta nel calcio, no? Dove magari l'allenatore fa delle scelte diverse e Giampà finisce fuori dagli 11 titolari, ci sta. Sì, ci sta, questo, ma in tutte le categorie, quindi poi è normale che magari, come ti posso dire, su 10 allenatori, con 9 giochi, con uno no, poi... può succedere a me come ad altri. Sì, no, però sai forse cosa ha dato accettare... un po', cosa ha dato perplessità un po' ai tifosi? Che tu sei l'uomo di grande esperienza, l'uomo che ha grandi campionati alle spalle, che come ardito, insomma, hai giocato tante volte, hai giocato in Serie A, in Serie B, insomma, quindi sei uno che tutto sommato nei momenti difficili può stare in campo. Ecco, forse questo che ha un po' lasciato perplessi i tifosi. Credo di interpretare l'opinione dei nostri tifosi. Sì, ma poi alla fine devo fare così perché io, siccome ho dato sempre consigli ai miei compagni, se io adesso mi comportavo male, una cosa del genere, anche i miei compagni potevano dire, fino a ieri mi potevi dare consigli perché giocavi, adesso non giochi, che fai? Ti comporti male. Giusto, certi aspetti non devo sbagliare niente, perché ai ragazzi devo dare sempre un buon esempio e loro devono capire che nella loro carriera ci possono essere anche dei periodi così, però che uno non deve mai mollare. Ma io questa cosa mia l'ho detto anche ai ragazzi, per esempio, che ultimamente hanno giocato poco, tipo Schiavino, tipo altri, che ho detto non mollate, perché nel calcio le cose cambiano da un giorno all'altro, quindi uno deve fare esperienza, quindi ho fatto questo perché mi sento di farlo, perché penso che quando uno fa uno sport di squadra si deve saper comportare secondo me nello spogliatoio si deve saper comportare, perché se no devi cambiare sport, devi fare uno sport singolo, vai a giocare a tennis oppure l'atletica. Se tu fai uno sport di squadra ci devi avere massimo rispetto per il tuo compagno di squadra, perché se non giochi tu e gioca un tuo compagno, beh, insomma, non ce la devi avere con lui. Ci stai dando delle pillole di saggezza importanti, Mimmo, no, ci fa molto piacere averti ospitato qua in questa, che noi speriamo possa essere una delle ultime puntate, il che significa che non perché vogliamo andare in vacanza anche noi, ma perché finisce anche Curva Bianco-Blu, ma perché poi il Como si salva. Adesso c'è anche qua con noi Lele Palimento, e tra l'altro lo ringrazio, e tra poco lo sentiremo, e lo ringrazio di averci portato Mimmo, con il quale poi abbiamo già preso l'appuntamento anche sabato durante l'allenamento di rifinitura. Ci stai dando, dicevo, delle belle pillole di saggezza anche nei confronti dei giocatori, dei ragazzi più giovani, come per esempio appunto Schiavino, ecco, ragazzo che è partito molto molto bene, grande impatto anche con i tifosi, un grande feeling, poi si è un po' fermato, è stato fuori in panchina anche lui qualche volta. Ecco, tu giustamente hai detto, sono andato a dirgli che non si deve rassegnare, non deve pensare che sia finito la sua stagione, giusto Mimmo? Sì. Deve continuare a lottare. Ho detto sempre queste cose a lui, quindi di persona, per questo lo dico anche oggi qua, perché come ho detto prima, le sono capitate anche delle opportunità anche prima. Lui è il primo campionato che gioca, ha fatto veramente un grosso girone d'andata, perché... però da quando è rimasto fuori, delle volte lui magari mentalmente un po' ha mollato, però devo dire che gli ultimi 10 giorni ha fatto bene, sapeva anche di giocare, l'ultima settimana ha fatto bene e ieri ha dimostrato che quando ti alleni bene fai sempre la prestazione. Poi è normale che tu dici, allora ti alleni bene, allora vinci le partite, ci sta anche quando giochi male, però io sono della convinzione che se tu ti alleni bene su 10 settimane minimo fai 8 prestazioni buone. Molto bene. Allora, arrivano messaggi a raffica oggi, Mimmo. La tua presenza ci fa davvero molto piacere, i tifosi sono impazziti. Allora, senti, cerchiamo di non perderli, andiamo subito con ordine. Quanto pesano i punti persi con il Trapani? Anche a noi un saluto a tutti voi dalla provincia di Lecce. Tu Lecce tra l'altro lo conosci bene perché ci hai pure giocato, giusto? No, Lecce no. No, non hai giocato a Lecce, sì, è vero, scusa. Sì. No, allora... Quanto pesano questi punti? Ieri, guarda, questo è un messaggio che ieri a fine partita anche con Andrea ho detto, non andiamo lontano, pensiamo solo al punto perso adesso a Trapani, l'ultima che ti parlo di quattro domeniche fa. Esatto, un paio quindi, di domeniche fa, un punto che grida ancora vendetta, Mimmo. Tu con quel punto potevi essere salvo, quindi
questo messaggio, nemmeno farlo apposta. Io ieri a fine partita dicevo questo qua: non pensiamo a tutti i punti che abbiamo perso, pensiamo solo all'ultimo, quello a Trapani. Ok, perfetto. No, scusa, stavo leggendo anche gli altri SMS. Com'è possibile che un giocatore come Fautario non abbia giocato tutta la stagione, addirittura diverse volte in tribuna? Non capisco. Sapete darmi una risposta? Grazie, forza Como. Forse non sei tu, ovviamente, la persona che può dare una risposta, ma siccome sei un giocatore di esperienza che insomma ne ha viste tante, puoi dare una valutazione, ecco, diciamo così, su perché Simone ha giocato poco quest'anno. Poi tra poco lo sentiamo, sì, Simone. Sì, ma sono scelte dell'allenatore, quindi sia di Paolucci prima, di Colella dopo. Adesso sta giocando e deve dare il massimo per il Como, però non dimentichiamo che anche Donnarumma, io penso che le ultime tre partite, prima che è entrato Fautario, anche Daniele, le ultime tre partite che è stato in campo, ha fatto grosse prestazioni. Magari tutti quanti abbiamo sbagliato le partite prime, però come detto prima, se non giocava vuol dire che l'allenatore non lo vedeva prima. Adesso magari si cambia idea nel calcio. Sì, sì, no, no, certo, beh, anzi, guai a non cambiare idea, quindi giustamente magari mettendoci ancora più impegno i giocatori in allenamento possono chiaramente far cambiare opinione all'allenatore che magari la pensa in un altro modo. Sì, ma questo... poi l'impegno secondo me da parte nostra c'è sempre, perché uno quando quello sì, mi pare di capire che vedo anche i messaggi, non... tifosi sono, insomma, penso che ecco, nessuno mette in discussione il vostro impegno, Mimmo, e il vostro attaccamento. Qualcuno, anzi, come il nostro ascoltatore dice, ecco, ma come anche è possibile che tu sei stato messo fuori per più di una partita nel momento clou della stagione? Vabbè, credo che abbia risposto, però vabbè. Io dico che quando uno non gioca, noi giocatori non ci sentiamo realizzati, quindi se tu non giochi non sei contento. Io adesso che sono rimasto fuori non sono contento, però come ho detto prima, sono un professionista e devo accettare. Io, ma non sono veramente mai andato dal mister Colella a dire io non sono niente, io sono un giocatore come tutti gli altri. Non vado a chiedere spiegazioni, perché io sono convinto della mia teoria: quando tu non giochi e vai a chiedere spiegazioni, l'allenatore ti può dire quello che vuole, ma ti prende in giro, perché se non ti fa giocare non ti vede. Certo. Quindi io, col carattere che ho, se vado dall'allenatore io non mi voglio far prendere in giro dei voti. Ho sempre cercato di conquistarmi un posto ogni allenamento. Come vai però al campo di allenamento, Mimmo, quando ti mettono fuori una, due, salti due domeniche, tre domeniche, tu ti dici, ma io sono pronto, potrei giocare. E come vai? Con che spirito vai a fare al campo di allenamento? E questa è la mia curiosità. Sicuramente sei arrabbiato. Devo dire che mi aiutano veramente tanto i miei bambini, Filippo e Giorgio di 3 anni. Salutiamoli, sì, li salutiamo. Salutiamo anche tua moglie, si chiama? Elisabetta. Ecco, perfetto. Salutiamo la famiglia di Giampà. Ma aiutano tanto loro, perché poi... quando te l'ho detto, quando non mi realizzo e arrivo a casa... Cosa ti dicono? Tipo mi scarico con loro, nel senso mi metto a giocare con loro, nel senso che mi aiutano tanto veramente i miei bambini, perché sennò col mio carattere sono uno che magari ci tengo in particolare, potrei andare anche fuori di testa, però da quando sono loro, quando ci sono loro che hanno 3 anni... riesco a essere più sereno. Prima magari anch'io avevo un carattere che magari me ne prendevo di più. Adesso non è che non voglio giocare, come ho detto prima, ci soffro. Io se non gioco ci soffro. Se no, a 36 anni non stavo a 1200 km da casa. E a proposito di 36 anni e di proposito di giocare, c'è un altro messaggio che ho visto prima, scusami Mimmo, ma ne sono arrivati veramente ecco, cosa farai Fautario il prossimo anno? Resti a Como? Hai altre offerte? Cosa farai? Punto di domanda. Fautario io. Scusami, Giampà, sì. Scusa, ho sbagliato. Guarda, io ho ancora voglia di giocare, quindi, perché penso che... lo sto dimostrando pure, a livello fisico, nonostante i 36 anni, uno non deve guardare la carta d'identità, perché magari ho compagni che a 36 anni hanno smesso, altri che magari anche non ce la fanno più. Io devo dire che forse ho perso un po' di velocità da come ero prima, però a livello di resistenza, a livello di queste cose qua... Fisicamente ti senti pronto, assolutamente. Fisicamente mi sento pronto. Lo può dire anche Lele che qua... noi abbiamo tanti ragazzi, io non è che vado meno dei ragazzi, anzi, quindi no, è per dire, quindi ho 36 anni ma ancora
ho questa fortuna che fisicamente ho questa dote. Quindi, allora, fisica... il Signore mi ha dato questa. Fisicamente stai bene, questo lo diciamo. Si vede anche dote fisiche fuori dal normale, però io l'ho coltivata perché io ho queste dote fisiche, non è che magari. Certo, hai fatto anche una vita da professionista. È 17 ovviamente. Anni che ho fatto vita da professionista, ma 17 anni che alleno al massimo il mio corpo, perché non è che adesso ho 30 anni non mi alleno, ma alleno più di prima. Allora, grazie Mimmo Giampà, sei forte per le parole che dici. Noi ti fiamo schiavino, ma noi ascoltiamo e tifiamo solo se c'è lui. Forza Giampà e forza Schiavino. Sono amici di Marco Schiavino in questo caso, che comunque sono contenti ovviamente delle parole che hai detto e che hai speso anche nei confronti appunto di Marco Schiavino. Tra l'altro cogliamo l'occasione anche per salutarlo, perché sappiamo che è uno che ci ascolta spesso e ha avuto appunto un momento magari un po' difficile, ma adesso, come ci stai confermando, sembra averlo superato, no? Speriamo davvero che il momento critico di Marco sia alle spalle, perché è un bravo ragazzo e un bel giocatore. E poi non dimentichiamo che un ragazzo del 93 al primo anno di campionato professionistico e ha fatto un bel salto dalla primavera del Crotone alla C1 a Como, quindi non è facile, anzi alla fine secondo me lui ha fatto un campionato positivo. Ci salutano e ci scrivono da Modena anche Davide e Mario, credo siano tifosi del Como, allora salutiamo Davide e Mario. Poi un altro SMS, sono tantissimi oggi, allora ripeto 348 44 15 730, c'è Mimmo Giampà qua con noi oggi, graditissimo ospite, e tra poco Simone Fautario, e c'è questo SMS che dice: domenica Ardito e Giampà in campo, non ci sono assolutamente alternative, quindi questo tifoso vi vuole in campo. Esperienza che serve domenica, Mimmo, ma gioventù, ma serve anche un po' la vostra esperienza. Domenica serve tutto, quindi è una partita che uno deve dare tutto nei 90 minuti, poi si può anche perdere, ma uno deve uscire dal campo con la consapevolezza per dire abbiamo fatto il massimo per cercare di salvarsi subito. E poi tornando a Modena, perché so che magari tra Modena e Como non c'è feeling, però devo dire che ieri ci sono venuti dei miei amici che non sapevo, da Modena, che erano venuti pure l'anno scorso quando ho giocato a Gavarrano con il Catanzaro, e ogni volta che vengono vincono. Allora invitali anche domenica. L'ho già invitati. Siete vicini, adesso dovete venire. Carpi e Modena, voglio dire. Non sono scaramantico, però devo dire la verità che... Poi ci sta. A proposito, scusami, visto prima di fermarci, che adesso c'è il GR, poi Mimmo resta qua ancora mezz'ora, lo diciamo ai nostri ascoltatori, resta qui Giampà, poi sentiremo anche Simone Fautario. Una cosa al volo, visto che sono tanti anni che giochi a calcio, appunto, tu sei scaramantico, hai dei riti particolari, magari le scarpine sempre le stesse scarpine, calzini, oppure no, non sei scaramantico? Allora, fin quando non avevo i bambini, non scaramantico. Ok, quando ci sono... Di più, perché chiamavo mia moglie anche allo stesso orario, stessi secondi, ero proprio a livelli mostruosi. Adesso devo dire che non... Quello che ho fatto prima, devo dire che ero ridicolo, mi sento ridicolo di quello che ho fatto ci prima. Ci hanno cambiato i figli un po'. Cambiato. Quando si diventa papà si cambia un po', Mimmo? L'unica cosa adesso che faccio per trovare serenità quando in caso magari sono così... Ma l'ascolti un po' di musica, scusa? Sì, l'ascolto. Sei un ascoltatore di quale genere musicale? Ma mi piacciono tutti i tipi di... Italiana, straniera? Straniera, italiana. Va bene. Tutti, perché anche i miei bimbi, mi piace anche a loro, quindi perfetto. Mi metto sempre per far ballare loro. Benissimo, allora grande ospite oggi a Curva Bianco Blu, gentili ascoltatori di Ciao Como, Mimmo Giampà che è venuto a trovarci, ci fermiamo, c'è il GR, Mimmo resta con noi, tra poco ancora la diretta con Curva Bianco Blu, a tra poco.
curva bianco-blu. Bene, 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 amici di Ciao Como, siamo ancora tornati in diretta qua negli studi di Viale Varese, diretta anche video con in questo momento il nostro ospite Mimmo Giampà. Lo potete vedere proprio qua direttamente nei nostri studi, Mimmo Giampà, con il quale abbiamo già parlato ampiamente di ieri e soprattutto della partita di domenica, del suo futuro, ma abbiamo una risposta da dare, Mimmo, a un ascoltatore che ti chiedeva prima che cosa farai a 36 anni se vuoi rimanere, anzi meglio, qual è la tua intenzione, se vuoi continuare a giocare innanzitutto e poi se resti a Como. Allora, continuerò a giocare sicuramente, poi dobbiamo pensare prima alla salvezza del Como, perché io l'ho sempre detto. Ecco, questo è importante. Se in caso devo rimanere a Como, dico che i matrimoni si fanno in due, quindi dall'altra parte ti devono volere per firmare. Quindi io mi sono trovato bene, però come ti ho detto i matrimoni si fanno in due. Ma non hai ancora avuto modo di parlare? Niente, niente. Per cui per il momento ancora no. Cioè, da parte tua c'è l'intenzione, ci sarebbe comunque l'intenzione, se te lo proponessero, di restare. Mi sono trovato bene, ho detto. Perfetto. Devo pensare alla salvezza. Ho detto, anche dall'altra parte devo... Anche perché, Mimmo, diciamo una cosa, tu sei venuto qui a Como, quasi per scherzo, nel senso, sei venuto qui, hai chiesto di poterti allenare, perché non avevi una squadra, giusto? Spiega un po' com'è andata, dai. No, stavo aspettando notizie dalla Nocerina se la ripescavano e dal Vicenza, quindi mi stavo allenando a Messina, che hanno vinto il campionato ieri, però visto che nonostante il livello fisico si lavora come una squadra anche di Serie A, però le partitelle devo dire che il ritmo non c'era, quindi ho chiesto qua a Como se potevo venire ad allenarmi, perché se tu ti alleni con una squadra di C1 i ritmi C1 e B poi alla fine sono quelli là, è nato così, hanno detto di sì e poi... Ma tu pensavi di andare da altre parti, pensavi di andare in Serie B sostanzialmente, giusto? Pensavo di andare in Serie B, non so, sì. Poi invece sei rimasto... Andato su altri, devo dire la verità, il Vicenza è andato su altri obiettivi, perché devo essere onesto. E qua c'è stata questa opportunità e l'ho presa perché mi è piaciuta, perché c'era entusiasmo. Devo dire che l'ho detto sempre che Como è stata una piazza gloriosa, e ho detto che quando venivo sempre d'avversario, sempre anche un pubblico caldo, mi ricordo lo stadio pieno, adesso con i distinti là anche chiusi, con sta testa del tifoso... Devo dire che negli ultimi anni siete anche falliti, quindi non è facile riportare subito tanto entusiasmo al campo, però noi dobbiamo capire che, ma lo sappiamo, che giochiamo in una società che metà degli anni l'ha fatti in Serie B. Assolutamente sì. Quindi, a differenza di altre squadre che ci sono anche sopra, giochiamo in una società che ha una storia. Perfetto, bravo Mimmo. Allora, questo ovviamente credo farà piacere anche ai tifosi, magari quelli più di vecchia data, diciamo così. Adesso andiamo a fare il punto della situazione con la nostra Sabina Arcellaschi. Risultati, classifiche, prossimo turno. E poi, ovviamente, dopo aver fatto il punto della situazione anche numerico, sentiamo anche il tuo compagno Simone Fautario. Restate con noi a Curva Bianco-Blu. Buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Andiamo subito a vedere quelli che sono i risultati di questa 33esima giornata di Lega Pro, Girone A. Pareggio casalingo per il Cuneo, che ha ospitato il Virtus Entella, la partita è terminata 1-1. Portogruaro invece vince in casa contro il Sud Tirolo per 1-0, Trapani e Reggiana pareggiano 2-2 e pareggia anche tra Trizium e Lumezzana per 1-1. Il Treviso vince in casa contro il Feralpi Salò per 3-0, il San Marino invece cade in casa contro la Cremonese per 1-6. Pareggio tra Lecce e Carpi 2-2, infine, come hai già detto tu, importante vittoria per il Como in casa contro la Bino F, la partita è terminata sul 2-1. E visto questi risultati andiamo a vedere la classifica aggiornata. Trapani e Lecce al comando con 61 punti, Carpi a 51, seguono Entella 50 e Sud Tirolo a 49, Cremonese 46, Albino Leffe 44, San Marino 43, Lumezzana pari merito con Pavia e Feralpi Salò a 40, Cuneo e Como a 35, Portogruaro a 34, Reggiana a 29 e chiudono Trizium a 19 punti e Treviso a 17 punti. E adesso uno sguardo a quelli che saranno i prossimi incontri, 17esima giornata di ritorno che si giocherà il 12 maggio, domenica prossima. Sui campi vedremo Carpi Como, Feralpi Salò Cuneo, Albino Leffe Lecce, Pavia Portogruaro, Lumezzane San Marino, Cremonese Trapani, Reggiana Treviso, Sud Tirol Trizium, riposa Lentella.
Ed è tutto, grazie Marco, ti restituisco la linea. Bene, bene, grazie Sabina. Allora noi riprendiamo la linea qua in diretta dagli studi di Ciao Como Radio, ciaocomo.it, diretta video anche con Mimmo Giampà e diretta telefonica, come vi abbiamo promesso, anche con un altro graditissimo ospite che tra l'altro è in un momento personale molto bello e adesso lo chiediamo a lui direttamente, vale a dire Simone Fautario, che saluto con grande affetto. Ciao Simone, buona giornata, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti voi. Buon pomeriggio. Beh, allora, innanzitutto qua i tifosi ti fanno gli auguri perché dicono che stai per diventare papà, ce lo confermi, Simone? Sì, è vero, è vero. Dicono tanti A auguri, il luglio. Delfino Blu ti fa gli auguri e anche altri tifosi che dicono, beh, Bellissimo. complimenti Simone, hai fatto un gol bello nella vita, un altro tifoso. Beh, è importante questo, giusto? Quando è il lieto evento, Simone? Non ho capito, scusami. Quando è il lieto evento? A luglio, Ah, la beh, quindi no. data al 16, quindi anche più o meno il periodo del ritiro, quando mi sono i ritiri. Però non vedo l'ora, dai, non vedo l'ora, l'emozione che non vedo l'ora di provare. Come si chiama tua moglie o tua compagna? La mia ragazza Laura si chiama. Laura, ecco, quindi Laura. salutiamo anche lei, cogliamo l'occasione per salutarle. Ovviamente tanti auguri ragazzi, a te Simone che sei stato sempre estremamente gentile e carino nei nostri confronti. Tifosi che sono sempre dalla tua parte, Simone, te l'ho già detto anche quando ci siamo visti qualche giorno fa a Orsenigo. Com'è possibile che un giocatore come Fautario non abbia giocato tutta la stagione, addirittura diverse volte in tribuna? Ma non capisco, sapete darmi una risposta? Forza Como. Simone, ci sei tu a questo punto e la chiediamo a te, la giriamo a te questa cosa, com'è possibile? Mimmo cosa ha risposto? Dai, parla Mimmo, parla con Simone. Non mi ricordo più cosa ho risposto. No, ho detto che ci sono delle scelte dell'allenatore, quindi magari uno può meritare, Sì. però l'allenatore sia Paolucci No, scherzi prima, a sia parte, quella dopo, sì, non lo no, sono so, d'accordo con poi. Mimmo, dai. Sono scelte che fa l'allenatore, per cui io sempre rispettate, ho aspettato che arrivasse il mio momento, mi Sì, sono questo, sempre va allenato detto una bene. cosa, senza, non hai mai fatto una polemica, sei stato sempre un giocatore, questo ti va riconosciuto pubblicamente oggi, Simone, di una assoluta squisitezza e correttezza, ma anche professionalità, perché mi dicevi, tu comunque ti abbiamo anche visto, ti sei allenato sempre con grande puntiglio, con grande scrupolo, anche in quei momenti così un po' delicati, no? Quando un giocatore magari si sente bene, vuole giocare, Simone vuole dare il massimo, no? E invece l'allenatore la pensa in modo diverso, giusto, Simone? Sì, beh, come tutti, penso che chiunque fa questo lavoro, questo mestiere, vuole giocare, no? Penso che nessun giocatore gli faccia piacere andare in panchina o andare in tribuna. Come dici te, ho rispettato le scelte, normale che poi ero anche arrabbiato, perché normale, per come sono fatto io, per quanto ci tengo, è normale che non ho passato dei bei momenti, però ho sempre cercato di mettere davanti la squadra che il singolo, per cui mi sono sempre allenato bene anche nei momenti di difficoltà. Io faccio qualcosa perché siamo nei gruppi di corsa insieme, per cui sai che si correva il doppio quando non si gioca e niente, adesso siamo contenti della vittoria di ieri, però c'è questo rammarico del pareggio del Cuneo. Ma sono fiducioso per il proseguo della stagione. Senti, c'è un tifoso che si chiama Matteo e scrive: peccato che domenica con il Carpi Fautario è fuori per una ammonizione stupida. Lui la giudica tale. Tu come la giudichi quella che hai preso ieri, Simone? Sì, io ho chiesto spiegazione, è stata stupida perché ho protestato 2 secondi perché a mio parere sulla punizione che avevo calciato male, tra l'altro, per cui non mi nascondo, secondo me l'aveva presa col braccio. E poi ho avuto l'istinto di calciare la palla fuori e l'arbitro mi ha ammonito per quello, ecco. È stata un'ingenuità, però sono sicuro che chi scenderà in campo, in questo caso Daniele, come ha dimostrato anche quando ha giocato, farà la sua egregia parte. Intanto arrivano anche. Vuoi dire qualcosa, No, con Mimmo? la scusa le volevo Prego. dire che ha fatto il gol più bello perché se giocava era stanco, quindi lui, essendo arrivava a casa che non era tanto stanco, quindi è riuscito a fare gol, se no non riusciva, secondo me. Vabbè, vabbè. Vabbè, Vabbè, c'ho comunque. 26 anni, Mimmo. Io ormai.
No, beh, però va detto, Simone, è vero che no, intanto mentre ci stavamo parlando e mentre il tuo compagno Giampa fa lo spiritoso, arrivano anche altri tifosi che ti fanno tanti tanti auguri, non si firmano, sono molti gli SMS che ci sono arrivati. Auguri Simone, tanti auguri Simone, questo è un traguardo importante perché lo ricordiamo, stai per diventare papà, a luglio diventerai papà. Ecco, quindi questa stagione, Simone, se non altro dal punto di vista personale, te la ricorderai questa stagione di Como, perché insomma la paternità non è che capita tutte le volte, tutti gli anni, giusto? Certo, certo, ripeto, non vedo l'ora. Per cui speriamo che possa dare una gioia a mio figlio appena nasce con la conquista del salvezza. Maschio o femmina, però, lo sapete già? Maschio. Christian Fautario, allora, bene, benissimo. E per cui adesso tutti quanti siamo concentrati su questo, che è la salvezza. Per cui vedo anche nei miei compagni sguardo diverso la domenica durante gli allenamenti, e questo fa ben sperare. Il Feralpi deve essere una squadra sportiva e allora a quel punto sarà salvezza, dice un altro nostro ascoltatore. Cosa ne pensi, Simone? Sì, effettivamente, ecco, perché come abbiamo detto prima con Mimmo, domenica voi dovete sicuramente vincere a Carpi, e questo è credo la cosa principale, ma poi dovete anche chiaramente guardare un po' a quello che succede tra Feralpi e Cuneo, no? Ovviamente un occhio alla radio va dato sicuramente domenica, e bisogna sperare che il Cuneo non vinca, Simone? Sì, purtroppo non dipende solo da noi, calendario alla mano, se guardiamo le partite che giocano sia il Cuneo sia il Porto Gruaro, giocano contro formazioni che non hanno più niente da chiedere al campionato, però voglio innanzitutto fare onore al Albino Lef, che non ci ha regalato assolutamente niente, anche se loro pensavano di poter arrivare ai playoff, però era dura che potessero arrivare, e hanno giocato alla morte. Spero che questa cosa la facciano anche Feralpi e Pavia, perché sì, perché c'è Pavia Porto Gruaro, ecco, infatti, sì, non va dimenticato. Come magari si può salvare una squadra come il Cuneo o Porto Gruaro, però devono fare il loro lavoro, che è quello di onorare la maglia, come ripeto, ha fatto l'Albino Lef, che non ci ha regalato assolutamente nulla. Poi noi, a prescindere da tutto, dobbiamo attaccarci e fare i tre punti, per non avere poi il rammarico eventualmente appunto di sentire a fine partita dei risultati positivi. Assolutamente. Non è facile, perché il Carpi comunque sicuramente vorrà arrivare terzo per sfruttare al meglio la classifica nei playoff, però ripeto, io sono fiducioso sulla nostra partita di domenica. Bene, Fautario, ieri sulla fascia sei stato un grande, dice Mauro, poi le scelte sbagliate vanno cambiate, non si fa arrivare il Como così giù. Dai Simone, forza Mimmo, dai Marco Schiavino, forza Como, Gianluca, Mario e Company da Erba, una comitiva che ci ascolta sempre da Erba, che allora andiamo a salutare con grande affetto. Ciao amici che ci ascoltate sempre con regolarità tutte le settimane da Erba. Cosa volete dire a questa considerazione, che le scelte se sbagliate vanno cambiate, non si fa arrivare il Como così giù? Vabbè, credo che nessuno l'abbia voluto. Mimmo, iniziamo da Mimmo, poi sentiamo Simone. Mimmo. Vale che nessuno che vuole che il Como era così, quindi, però abbiamo detto già all'inizio della missione, dobbiamo guardare avanti, quindi alla partita col Carpi, che può essere decisiva, quindi quello che abbiamo fatto di sbagliato, di positivo, non ci interessa più. Quindi azzeriamo tutto, dici. Simone? Sì, no, beh, ma quello che ha detto Mimmo è giusto. Stare adesso a pensare a quello che si è sbagliato non ha senso, perché con i sei coi mala non si va da nessuna parte. Adesso, ripeto, dobbiamo concentrarci su Carpi, e poi eventualmente concentrarci su playout, perché comunque se dovessimo farli, se ci posizioniamo
quintultimi è un buon punto di partenza per affrontare poi le due partite di play-out. È chiaro che, Simone, va detto, i play-out sono un autentico terno al lotto, perché lì veramente ci si gioca tutto in due partite secche. Beh, certo, chiaramente poi si spera che la tecnica, la qualità possa venirne fuori, però siamo anche a fine stagione, gli infortuni, le squalifiche, tanti cosi, la forma fisica magari non ottimale, insomma è un bel terno al lotto, Simone. Sì, io li ho fatti 2 anni, come hai detto te, è un terno al lotto, però è importante come arrivi più che a livello fisico, mentale, perché sono partite dove non ti puoi permettere di sbagliare, perché poi recuperare non è facile. Però, ripeto, la classifica la sappiamo tutti qual è. Se ad oggi siamo immischiati anche noi nei play-out, perché siamo questi. Per cui dobbiamo, ma abbiamo già iniziato a proiettarci verso queste due partite che potrebbero esserci. Ecco, quindi eventualmente comunque ci state pensando, anche se l'ipotesi di tutti, credo ovviamente la speranza dei tifosi è quella che domenica si possa davvero festeggiare a fine partita, ma chiaramente andiamo con i piedi di piombo. Un'ultima cosa, Simone, prima di lasciarti, ci sono anche 2 SMS di altri tifosi che, come con Mimmo Giampà, devo dire che siete tra i giocatori forse più amati, perché oltre che Schiavino vedo che insomma tanti tifosi sono sempre con voi. Simone, chiedono che cosa farai il prossimo anno dopo che sei diventato papà, ovviamente a luglio, e se resterai a Como, se vuoi restare, qual è la tua intenzione nonostante questo anno che insomma ti ha visto in campo non tante volte. A questo punto, Simone, che cosa ti senti di dire? No, io ho un altro anno di contratto a Como. Per cui a fine stagione innanzitutto vediamo di salvarci, poi ci siederemo a tavolino con la società, però ripeto, questo è il mio quarto anno a sotto contratto del Como, l'anno scorso la Frosinone, rimanere normale che mi piacerebbe, sappiamo tutti che la mia stagione è iniziata un po' in salita, perché comunque erano state fatte determinate scelte nel mio ruolo, per cui vediamo a fine campionato, però adesso io sinceramente non penso a queste cose, perché anche la mia permanenza la voglio conquistare con la salvezza. Quindi allora diciamo ai tifosi che ci stanno ascoltando, Simone, che tu comunque hai un anno di contratto ancora con il Como, giusto? Il prossimo anno. Sì, io ho un altro anno di contratto. Che ovviamente... credo tu resterai con grande piacere, mi pare di capire, perché il rapporto con i tifosi è molto buono, pure con i compagni di squadra, chiaramente chiederai, credo, parlerai con la società, ci sta abbastanza, no, a fine stagione, per definire che cosa farete poi il prossimo anno di comune accordo. Possiamo definirla così, giusto, la tua vicenda? Sì. Perfetto. Sì. Bene, allora intanto tanti anche ancora auguri che arrivano a te e alla tua compagna per questo bellissimo momento che vi aspetta, te li facciamo anche noi, sei sempre stato estremamente gentile, però speriamo prima di poter festeggiare anche la salvezza del Como. Simone, grazie ancora, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a voi. Grazie del tutto, ciao. Ciao, ciao. Bene, andiamo a chiudere la puntata di oggi anche con Lele Palimento, che ovviamente è qui con noi. Vieni qui al microfono, così almeno parliamo, dici 2 cose per i tifosi che ci stanno ascoltando, e poi andiamo con le ultime considerazioni con il nostro graditissimo ospite oggi, Mimmo Giampà. Allora, Lele, domenica si gioca tutto e per tutto a Carpi, sarà una bella partita. Noi, tra l'altro, ovviamente la trasmetteremo in diretta, lo diciamo subito per chi rimane a casa, ovviamente per aggiornare subito in tempo reale che cosa succede. Ma per chi vuole venire a Carpi? Per chi vuole venire a Carpi, la società emiliana ci aveva comunicato all'inizio campionato che aderisce al progetto Porta un amico allo stadio, quindi il classico 1+1 con la tessera del tifoso, 2 biglietti. Domani probabilmente o questa sera tardi o comunque domani mattina ci daranno tutte le indicazioni per acquistare i biglietti. Io quello che posso consigliare ai tifosi è di muoversi abbastanza velocemente, perché lo stadio di Carpi non ha una grandissima capienza anche per il settore ospiti, quindi presumo e soprattutto spero che per domenica ci sia un seguito
veramente copiosa dei nostri tifosi. Di conseguenza consiglio sempre di acquistare il biglietto in prevendita e quindi di muoversi per tempo. Perfetto, allora il consiglio quindi di farlo nel corso della settimana per non arrivare magari all'ultimo momento così avere problemi poi per entrare, quindi con la tessera del tifoso si può portare anche un amico, questo è molto importante. Esattamente. Quindi domenica ci sarà veramente comunque parecchia gente, io credo, sicuramente. Ce lo auguriamo tutti quanti, anche perché è una partita così importante, dovremmo giocarla in casa, quindi... mi auguro veramente che ci siano, ma non ho alcun dubbio che ci siano veramente tanti tifosi a seguito. Bene, allora perfetto, grazie ancora Lele anche per averci portato Mimmo quest'oggi e per il tuo aiuto che ci hai dato sempre nel corso della stagione. Grande puntata davvero quella di oggi che abbiamo avuto a Curva Bianco-Blu, con tanti tifosi che ci hanno scritto incoraggiamenti, gli auguri a Simone Fautario ovviamente per la sua permanenza a Como, ma anche perché tra poco diventerà papà. E allora noi andiamo a chiudere questa puntata proprio con il nostro graditissimo ospite che qui in studio da noi è venuto a trovarci, cioè Mimmo Giampà. Mimmo, allora, che dire, affido a te gli ultimi minuti, gli ultimi secondi, un messaggio magari che ti senti di rivolgere ai tifosi, alle persone che ti hanno stimato, che ti considerano estremamente attaccato alla maglia del Como, l'hai sempre dimostrato ovviamente e lo stai dimostrando anche in queste ultime giornate. Prego. No, devo dire pure anche quello che ha detto Simone, che stiamo pensando anche ai playout, quindi questo è un fatto positivo. Perché non è che magari dopo arriva il playout e dice che è successo, quindi questa è meglio essere preparati. No, questa è una cosa positiva, che la squadra è consapevole che magari anche con la vittoria che può fare il playout, quindi questa è una cosa positiva. Poi se domenica arrivano notizie bellissime nell'altro campo, negli altri campi, e noi riusciamo a vincere, a festeggiare, è tutto di guadagnato. Comunque sicuramente sono convinto che i tifosi domenica verranno a darci una mano, perché come ho detto in altre circostanze, noi abbiamo bisogno di loro. E direi che forse, come hai detto, abbiamo detto prima, Mimmo, certo gli errori, lo hai riconosciuto anche tu, ci sono stati quest'anno, a volte anche a pazzeschi, a volte cose incredibili. Da abbiamo parte visto. Di tutti. Da parte, sì, sì, no, ma non si sta qui a dire colpa tua, colpa mia, ci sono stati errori, stavo dicendo. Ma ecco, c'era anche un altro SMS, poi tra l'altro, dicevo, però ecco, forse la cosa più importante è dire adesso azzeriamo tutto, ok, abbiamo sbagliato, però l'impegno ce l'abbiamo sempre messo. Adesso magari venite domenica, dateci una mano, mi pare, no? No, ma sicuramente lo faranno, perché io dopo Entella sono andato anche a parlare con i tifosi, qualcuno si era presa pure con Marchi, io mi sono avvicinato ai tifosi e ho detto, in questo momento se facciamo così abbiamo sbagliato tutto, perché se un mio compagno adesso scende in campo e ha paura, non riesce a dare il 100% delle sue possibilità, quindi se devono criticare è giusto che criticano me ardito, gente con più esperienze, però magari in questo momento loro ci devono dare la mano, lo sanno, e da parte nostra noi li dobbiamo trascinare con la prestazione, perché quando noi facciamo prestazioni positive, tipo Lumezzane, tipo ieri, anche ieri sull'1-0 nessuno fischiava, con Lumezzane nessuna persona fischiava. È normale che il tifoso, lo so anch'io, perché quando non vede giocare al massimo la sua squadra o vede magari qualcuno che nei suoi occhi si impegna meno, è normale che critica. Il tifoso quando vede impegno, io sono convinto che qualsiasi tifoso in tutta Italia, quando vede un impegno, non critica mai nessuno. E l'impegno mi sembra che non è mai mancato assolutamente, no, in questa stagione, comunque sia alti e bassi, soddisfazioni. Ecco, un'ultima cosa, facciamo Mimmo una considerazione, siete partiti con una palla di cannone, diciamo così, tra l'altro alcuni tuoi compagni che sono venuti all'inizio, tra cui anche Simone Fautario, se non sbaglio, Marco Schiavino, si parlava addirittura favoleggiando, quasi di non si parlava di playout, si parlava di altre cose, non diciamo che cosa. Poi all'improvviso un blackout. Allora, io anch'io all'inizio ho detto che questa era una squadra che se continuava a giocare in quel modo poteva fare un altro campionato, però ho detto che dovevamo aspettare sempre le 10-12 giornate. Forse sono stato il primo, adesso mi potete chiamare gufo, che ho detto che alla 12ª, dopo Feralpi che abbiamo vinto, ho detto questa è una squadra che si deve salvare. Mi sembra, ho detto, è una squadra che si deve salvare, però non voglio essere il mago. Ci avevi visto un po'. No, non pensavo che arrivavamo all'ultima giornata così, che si doveva salvare, sì,
però che con qualche punto in più si poteva farlo prima, insomma. No, ma aspettavo veramente che questa squadra poteva avere qualche punto in più. Benissimo, allora noi facciamo un grosso in bocca al lupo al Como a Mimmo Giampa, graditissimo ospite questo pomeriggio a Curva Bianco-Blu. Salutiamo anche Andrea e Stefano, ci hanno scritto su Facebook, sono tanti altri amici che ci hanno scritto su Facebook quest'oggi, li salutiamo tutti, salutiamo coloro che ci hanno scritto gli sms, la posta elettronica. In bocca al lupo Mimmo, mi raccomando, una buona settimana di allenamento e speriamo che domenica pomeriggio da Carpi possiamo comunicare belle notizie ai tifosi del Como. Ci sentiamo allora domenica in diretta da Carpi e soprattutto nel corso della settimana seguiteci, perché sul sito ci saranno tanti momenti di avvicinamento a quella che possiamo definire la partita. Ciao Mimmo, in bocca al lupo. Ciao, buona serata.